che hanno diritto di chiedere il risarcimento dei danni che naturalmente dovranno essere accertati a Intesa San Paolo. È la svolta per gli azionisti azzerati di Veneto Banca e Popolare di Vicenza che puntano ad un risarcimento per gli investimenti in azioni delle due banche. Nell'udienza penale del processo di Veneto Banca a Roma, il giudice ha autorizzato le parti civili a citare come responsabile civile Intesa San Paolo, affermando che il decreto che ha disposto la liquidazione delle due banche è sospetto di incostituzionalità e che il contratto di cessione stipulato tra Intesa e la liquidazione di Veneto Banca è efficace solo tra le parti e non vale ad escludere la responsabilità di Intesa nei confronti dei terzi danneggiati azionisti di Veneto Banca. Ha sciolto la riserva e ci ha appunto autorizzato a citare come responsabile civile Intesa San Paolo, in quanto appunto ha affermato che il decreto legislativo 99/2017 è sospetto di incostituzionalità. In pratica, secondo il giudice, ad essere a rischio è la par condicio dei creditori, una decisione che rischia di rappresentare un precedente anche per le migliaia di risparmiatori della Popolare di Vicenza. Se la linea del legale trevigiano dovesse tenere anche nei successivi gradi di giudizio, potrebbe dunque aprirsi una nuova fase sul fronte dei risarcimenti. È un paletto importante, senz'altro, la materia è la stessa. Noi abbiamo chiesto anche nell'ambito del procedimento popolare di Vicenza di poter essere autorizzati a citare come responsabile civile Banca Intesa. Vedremo cosa disporrà il giudice di Vicenza. Diciamo che non è improbabile, anche sulla scorta del provvedimento emesso oggi a Roma, che anche lì saremmo appunto autorizzati a chiamare Intesa come responsabile civile.